Amici della Tactical Raiders, siamo qui ancora una volta a parlarvi di Vevor. Vevor è un'azienda che produce veramente di tutto. Vi invitiamo come al solito ad andare sul loro sito per avere una panoramica completa dei loro prodotti. Abbiamo già collaborato con loro per quanto riguarda il settore safe, cosa che comunque sia non è da sottovalutare per noi del settore armiero. Comunque, vi abbiamo già mostrato una piccola cassetta intelligente con sistema a impronta digitale e chiave. Qui abbiamo la sorella maggiore, abbiamo proprio un box corazzato, anche questo con un sistema di impronta digitale e setting digitale della sicurezza e chiave di backup, la chiave ci vuole sempre. Allora, non sto qui come al solito a insegnarvi a usarla, perché comunque è fornita del manuale di istruzioni in inglese, però probabilmente, come è già successo per l'altra, si trovano anche dei manuali in italiano per chi non parla la lingua d'Albione. Partiamo dagli accessori. Allora, è fornita di una bag di accessori, come c'è scritto lì, accessory bag, la sua bulloneria. E questi accessori che servono per l'interno. Adesso ve la apro e qua c'è la prima sorpresa. Comunque, devo stare attento che non si capotti. Non mi posso alzare se non l'inquadratura mi decapita. Allora, la prima sorpresa che mi ha fatto dire "Az!". Comunque, io, come tutti noi, ho già acquistato delle cassette blindate, le ho pagate non poco perché non è che te le regalano esattamente. La prima cosa che noto di diverso tra le altre di varie marche che ho io e la Vevor è la copertura dell'interno in moquette. Che è una cosa intelligente, perché dà fastidissimo, al di là del danno minimo che magari può creare ai nostri attrezzi quando mettiamo dentro tang, mi dà una cosa che mi dà fastidio, mi dà i nervi. Quindi ho sempre pensato anch'io di volerlo fare alle mie, però come al solito la voglia di ripiglio non c'è. Vevor invece si è già arrivata in sua spontanea volontà a ricoprire l'interno e il sotto di moquette. Poi c'è ripianino per magari le corte e, come vi dicevo prima, gli accessori che possono essere installati sia nella parte grande sia nella parte superiore, diciamo, nel ripiano, possono fungere da rastrelliera per le corte, rastrelliera per alloggiare le canne, altra rastrelliera per i calci, insomma, qualsiasi cosa. Abbiamo tre sistemi modulari per poter sistemare dentro i nostri attrezzi con precisione e sicurezza e stabilità. Nella porta, anch'essa ricoperta di moquette, ci sono anche due vassoietti per scatole di munizioni, qualsiasi cosa, e qui sopra ce n'è un altro. Comunque, vi dicevo, il sistema è a impronta digitale, naturalmente la possibilità di settarla, ma la chiave, qua la chiamano chiave d'emergenza, è qui. Quindi, dove c'è l'alloggiamento delle batterie, possiamo andare a operarla comunque con chiave fornita di due copie. Poi c'è un power bank esterno per sistema di backup in caso di qualsiasi cosa, di scarico batterie, poi tutto spiegato nelle istruzioni. Cilindri sono tre, e materiale comunque un bel cinghialino. Cosa devo dirvi? Che secondo me è un bel attrezzo, un bel porta attrezzi. Ad un prezzo comunque, secondo me, abbordabile, diciamo in linea con le altre che hanno paradossalmente meno accessori. Vuoi la moquette, vuoi il sistema elettronico di impronte digitali e vuoi il sistema modulare da interno. Altra gran figata, qui alla porta c'è la luce. Io nella mia ho messo una lucetta magnetica di quelle che si trovano nei discount, qua invece c'è già la luce. Questo qua è il modello da 5, c'è anche un modello un po' più grosso, c'è il modello col tesoretto, insomma, andate a dargli un'occhiata. Quindi, cosa devo dirvi? Andate sul sito di Vevor per avere un panorama di tutto quello che fa. Vi dico che fa perfino la macchina per lo zucchero filato che doveva portarci in fiera alla EOS, però probabilmente saremmo stati arrestati per la somministrazione di alimenti non autorizzati. Comunque, ve lo dico, questo è il modello SS1380-ZW. Ve lo mettiamo in sovraimpressione in caso vogliate tagliare la corta e andare a vedere questo modello. Bene, quindi anche per oggi
ringraziamo Vevor e noi vi diamo appuntamento alla prossima. Ciao!